dalla musica al fumetto spesso succede con Bonelli l'anno scorso per esempio il gioca Jouet eh, diceva vampiri e infatti era, tutte le collane erano piene di vampiri da, da Zagor ad Ampir eh, e anche altri invece limitatamente a Dylan Dog ma non potrei esserne certo perché eh, non, non leggo tutti i personaggi Bonelli eh, il gioca e dice meta fumetto: pipipiri 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 non, sto, non sto facendo del sarcasmo, non sto criticando, sto, è semplicemente un dato di fatto che sto esponendo in maniera un po' creativa. Eh, diciamo, ci sono state tentazioni metafumettistiche nell'ultimo old boy, ben più che tentazioni nel, nel magazine, eh, nel, nell'episodio Il Faro tra l'altro tutte storie che a me sono piaciute e anche nel numero il 428 della serie regolare dove i sogni vanno a morire copertina un po' meno bella del solito dei cestari, non mi piace molto, c'è un Dylan Dog anche un po' efebico che non mi convince e la storia è scritta da Bruno Enna eh, già eh, sceneggiatore per Dylan Dog mi fa piacere ricordare la sua bella serie Saguaro Bella e sfortunata serie, eh, uscita qualche anno fa, una sorta di, eh, di western moderno lo potremmo definire, eh? un poliziesco ibridato col western, diciamo. E i disegni di Luca Genovese, che naturalmente parliamo di uno standard alto, co come sempre per, mh, per Bonelli. Per quanto riguarda me, eh, il mio gusto personale, anche qui c'è un Dylan Dog. Uh, fumettoso no? che, che mi piace meno, però vi faccio vedere questa bella inquadratura perché c'è la dog girl del mese Eva che poi uh, su, sulla, che, 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 che nella storia subirà un po' uno sviluppo che, che è bene non, non, non rivelare. Che qui si mette le calze no? in questa bella sequenza. Così post, eh, diciamo coitale. Che cosa succede in quest'albo? Quello che succede forse è meno importante di come succede perché tutto l'albo è una costruzione a scatole cinesi nella quale ehm, sospettiamo, sospettiamo leggendo, che ci sia uno sceneggiatore esibito che racconta esattamente quello che noi vediamo, anche interagendo con eh, la trama e con le possibilità che questa trama eh, prenda determinate svolte. Per esempio, a un certo punto, ecco che si mette eh, nettamente in, discus in discussione l'esistenza di un personaggio, di fatto eliminandolo. Ehm, sono, eh, diciamo, delle... Ehm, de delle delle scelte narrative che poi si traducono anche, quando va bene, in soluzioni grafiche eh, intelligenti e originali. Per esempio, a un certo punto, ehm, la, il cambiamento, cioè, diciamo il cambio di idee dell'autore rispetto a un determinato snodo di trama, si traduce visivamente con un rewind, come se stessimo. Guardando la storia in un vecchio videoregistratore con un, con un vecchio VHS, infatti abbiamo proprio le classiche linee no, di de, quando riavvolgevamo il VHS. Immagino che ce lo ricordiamo più o meno tutti, anche chi è un po' più giovane di me. Mi è piaciuto quest'albo? Sì, l'ho letto con piacere. Ecco, Diciamo che ormai. Ehm, io eh, tendo a provare disappunto quando eh, Dylan Dog si allontana da, da ciò che ormai è l'idea platonica di Dylan Dog, almeno secondo me succede anche qui, per esempio all'inizio, però qui ecco, mentre io in genere ho buon gioco di tirar fuori sempre la solita storia che Dylan Dog è stato snaturato. Che è la storia del Block che è diventato suo padre, insomma. però, qui effettivamente c'è un momento in cui Dylan Dog reagisce come l'eroe di un film action: si trova circondato da dei brutti ceffi e così a pugni, calci e testate in faccia riesce a liberarsi come un Bruce Willis qualsiasi. E così come a un certo punto affronta anche la, la prova per lui eh, terribile di, della claustrofobia di infilarsi no, in una capsula e in realtà l'ha sempre affrontata Dylan Dog la claustrofobia però nel Dylan Dog sclaviano almeno rompeva un po' i coglioni diceva no ma io sono claustrofobico no? e qui invece c'è un Dylan Dog un po' bondiano e poi eh, così in barba alle ultime tendenze bonelliane dove eh, parlavo il mese scorso no, di, di Block e Dylan Dog che, 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 che a proposito del, del fantomatico romanzo che stava al centro della della trama, no, si chiedevano "Ma forse è un classico come Pinocchio, no?" E, e io lì un po' mi incazzavo perché dicevo "Se era un classico lo conoscevi, no?". Ecco, qui addirittura invece cita Jung, Dylan Dog, cioè non so, sarà andato alle scuole serali nel frattempo. Ha mai sentito parlare del concetto di sincronicità?". Cosa c'entra adesso Jung? Risponde Dylan Dog, no? Proprio perché padroneggia la materia, no? Che, che, che se è un Dylan Dog meta e, e quindi esistente soltanto per il breve spazio di questo numero, quasi è da preferire lui che quello del mese scorso. Comunque, sulla eh, mancanza di coerenza riguardo a, a, come, a come viene trattato il, 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 il Dylan Dog, figlio di, del sovrintendente di Scotland Yard, anche qui Graucio parlando, parlando di, con Dylan Dog di block, non gli dice. Anzi, aspetta, che mo lo trovo. Ecco, non gli dice siccome le, leggo direttamente la vignetta di Graucio. No? Che dice, Ho chiamato dirandog. È scomparso. L'ho cercato. Ho chiamato ospedale obitori, Cimiteri. Alla fine ho chiamato pure Bloch. Non gli dice ho chiamato tuo padre. Gli dice, ho chiamato pure Bloch così. Non no, no, niente, non mi torna. Non riesco a farmela. Andare giù, questa cosa, dovete perdonarmi. e... Sì, un numero carino nel complesso, non, 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 non mi ha scandalizzato, eh, sì, l'ho trovato carino, professionale, ben condotto, co con tutto che mh, sta un po' sfuggendo di mano sta cosa del metafumetto. E, e aspetto con fiducia il prossimo numero. Eh, questo La bestia della brughiera probabilmente verrà rievocata, un po' la bestia del Gevodan o, o, o quel spero di non aver sbagliato la pronuncia. Santo dio, e, ed è disegnato da Roy. Insomma, è, almeno mi sembra corrado. Il ritorno di Roy è sempre una cosa piacevole. Vi sarete accorti che eh, è un video che sto facendo un po' nelle tenebre, sta andando via la luce però. Penso che eh, così sia, sia consono anche al, al fatto che stiamo parlando di, di Landog. La chiudo qua. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.